Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della tossina botulinica in prevenzione delle rughe e lo faremo insieme alla dottoressa Sandhane Aspuran Shamini, che è in collegamento con noi da Roma. Buonasera, dottoressa, e benvenuta. Buonasera Nina. Dottoressa Sciamini, che piacere averla qui. Quindi, come agisce la tossina botulinica e quali sono i risultati che ci dobbiamo aspettare? Allora, la tossina botulinica è l'unica sostanza terapeutica in grado di migliorare le rughe di espressione mirando i muscoli responsabili. Funziona bloccando della contrazione dei muscoli iperattivi. Il risultato della tossina botulinica è: dona un aspetto più riposato, luminoso, le rughe sono meno evidenti e la pelle è più distesa. Dottoressa, quindi noi stiamo parlando anche di prevenzione per quanto riguarda le rughe. Come può la tossina botulinica prevenire le rughe? Allora, praticamente rilassando i muscoli, facciamo meno contrazione, meno ruga possibile col tempo. Allora le rughe non è che diciamo che non ci sono, ma sono meno visibili. Allora l'espressione sono molto dolce e anche dona un aspetto più naturale in realtà. E per quanto riguarda i risultati, dottoressa, i risultati si vedono subito? Il risultato si vede dopo 5-7 giorni, anche perché essendo una proteina che rilassa il muscolo, servono da 5-7 giorni per vedere il risultato bello. Poi dopo 10-14 giorni vediamo un risultato più distesa, più evidente. Stiamo vedendo, dottoressa, delle immagini bellissime, la differenza è incredibile, belli, belli risultati. Sì, grazie. Per questo facciamo la tosina botulinica, diciamo. È incredibile il risultato che si riesce ad ottenere, ma a quale età si può iniziare a fare questo tipo di trattamento e ogni quanto tempo bisogna rifarlo? Allora, io non consiglio che dobbiamo fare il trattamento a quell'età, ma giustamente va fatta una consulenza valutando la pelle soprattutto, anche perché se abbiamo una pelle ben distesa non ne abbiamo bisogno di fare la tossina botulinica, in questo caso comunemente chiamato il Botox. Ma giustamente quando vediamo sono profonde, allora, oppure leggermente evidenti, sì, è caso di fare la tossina botulinica. Ecco, dottoressa, per concludere, che cosa non bisogna fare dopo aver fatto il trattamento col botulino? Allora, subito dopo il trattamento cerchiamo di evitare il calore extremis. Essendo una proteina, dobbiamo evitare il sole. Soprattutto andare al mare subito dopo il trattamento, terme, sauna, evitare attività fisica intensa, camminare, passeggiata, questi vanno bene, ma esercizi, sport intense no. Benissimo, dottoressa, io la ringrazio molto per essere stata qui e per averci dedicato il suo tempo. Per noi è stato un piacere, a presto. Grazie Nina. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.